Well, we had a couple good days of practice, and I felt, especially in the first half, that carried over. And we did some good things. We did some bad things, and we'll keep working to maximize the good time and minimize the mistakes. But overall, happy with the effort today. Maybe not so much in the third quarter, but that's a tough team. Obviously, you've seen it. They play extremely hard and physical, and they never gave up. Abbiamo fatto due buoni giorni di allenamento prima di questa partita. Penso che qualcosa ci siamo portati dietro da questi due giorni, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto poi durante tutto l'arco della partita delle cose buone e anche delle cose non buone. Cercheremo di lavorare per massimizzare le cose positive, minimizzare gli errori. Non sono molto contento di come abbiamo approcciato il terzo tempo, perché comunque loro sono una squadra molto, hanno giocato molto fisico, in maniera molto fisica e molto anche dura, come giusto che sia. Non hanno mai mollato, quindi diciamo, sono in generale contento di come abbiamo giocato stasera. Cosa vi ha dato più fastidio, l'espulsione di Colin Stein a fine primo tempo o l'approccio al terzo quarto? What disturbed you the most, the ejection of Willie at the end of the second quarter, or the how we approached the third quarter? I think they're linked, because I think if he's out there, maybe the third quarter doesn't start the way they do. But we had some guys who haven't had a chance to play as much, and you know, and we also have a lot of guys who have been playing a lot that maybe didn't take it as seriously. And maybe we're playing the scoreboard. So that was the biggest thing I thought we were fighting from after the first quarter on, was to play like it was 0-0. And we didn't do that. So that's something that we'll take a look at and we'll hold them accountable for. Probabilmente l'approccio del terzo tempo, comunque sia le due cose che hai detto sono collegate, perché probabilmente l'espulsione di Willie ha un po' innervosito tutti noi, e l'approccio non è stato quello del primo tempo. Poi abbiamo mischiato un po' le carte, abbiamo giocatori che non giocano molto, che invece stavano avendo molti minuti, per cui diciamo che in generale avremmo dovuto cominciare meglio il terzo quarto, come testa. Possono essere stati i primi due quarti migliori della stagione, questa sera? Maybe the first two quarters were the best in the season? Possibly. We've had some good moments. I think over the course of the season we've had trouble linking, you know, two quarters to three quarters to four quarters. I think the thing that I would take away was what we showed in the first two quarters was what practice looked like Tuesday and Wednesday. And to me that is what we need to take away from today. Sì, può anche darsi che siano stati i due migliori quarti della stagione, però quello che abbiamo avuto buoni momenti anche fino adesso, ma non siamo mai riusciti a collegare due o tre quarti consecutivamente. Quello di cui sono sicuro è che il primo e il secondo quarto di stasera sono il frutto degli allenamenti di martedì e mercoledì, e quindi ci portiamo dietro questa cosa, ci portiamo dietro il modo di continuare a lavorare in palestra per poterlo portare sul campo. Posso? Quanto è importante questa vittoria in prospettiva della gara con Sassari, che ovviamente avrà un peso non solo per il livello avversario, ma anche per la classifica nettamente superiore? How do you think that this win could help to carry on and to play against Sassari, which will be of course a completely different game in terms of importance and Yeah, I mean, we play to win every game, and I think the biggest thing from today to Sunday is going to be what's our consistency. Are we consistent with our effort? Are we consistent with what we worked on? And not be satisfied with today, and to know that Sunday is not going to be easy, you know, and for us to approach that game the right way, approach tomorrow the right way, approach Saturday,
And I think some of our guys are starting to understand European basketball, Italian basketball. And I hope that maybe we have to go through that stretch to now turn the corner. Sì, ha importanza perché ci portiamo dietro il fatto che comunque abbiamo mostrato di essere consistenti, soprattutto come ho detto prima nei primi due quarti, ci portiamo dietro il fatto che anche di fronte a situazioni non preventivate come per esempio il metro arbitrale, la forza fisica degli avversari, siamo riusciti comunque a venirne fuori. Quello che è importante, come ho detto prima, che dobbiamo approcciare la partita di domenica così come siamo entrati in campo oggi, e soprattutto ricordarci che questa cosa viene dai due giorni di allenamento che abbiamo fatto, quindi domani e dopodomani in palestra ci dobbiamo ricordare di queste cose. Posto? Ultimissima cosa, scusate. I ragazzi hanno avuto tantissimi minuti più giovani, Lizzi, Virginio, Assuni, un commento sulla loro partita? The young guys had players had a lot of minutes. Can you say something about them? Yeah, that was by design. We obviously we didn't take into account for the ejection, so maybe things had to do things a little bit differently. But you know, Mateo's practiced extremely hard, played extremely well. He's just he's a great kid, and he brings a lot of energy. And he's probably our toughest player. And he would have played more, you know, on the foul, the ankle potentially, but. And even each has, in his minutes, he's done what he's needed to do. He brings some energy, and it's been good. And, you know, Ely's there. I watched him yesterday in the Next Gen tournament, and he came and did a lot of the same things he did there. He's our biggest player, like, in terms of, like, strongest, and which is crazy because of his age. But it's good. They help us every day. They work really hard, and they deserve to play. Sì, era comunque preventivato che loro avessero molti minuti, e chiaramente noi avevamo messo in preventivo l'espulsione di Willy, per cui poi ci sono stati altri minuti a disposizione. Matteo Librizzi è un ragazzo molto, molto forte mentalmente, forse il giocatore oggi come oggi più forte mentalmente che abbiamo, lavora fortissimo in allenamento, tira molto bene, ci dà tanta energia, e quindi sono contento di come ha giocato stasera, ma sono contento di come sta lavorando. Avrebbe anche voluto e potuto giocare di più se non avesse fatto 5 falli. Per quanto riguarda Elisee, l'ho visto giocare fino a ieri nel torneo Next Gen qua. Sapevamo che avrebbe comunque potuto giocare dei minuti. Paradossalmente il giocatore fisicamente più grosso che abbiamo oggi come oggi, perché dal punto di vista fisico è oggettivo, lui lo è, quindi ci ha dato una grossa mano, così come anche Nico. Sono molto contento di come siamo arrivati con loro oggi a questa partita.